Anche la Basilicata da lunedì è in zona bianca, l'assessore Cupparo presto i voucher per rilanciare il turismo lucano. Coronavirus, il punto sui contagi, 13 positivi e 92 guarigioni. A Potenza le verifiche sul ponte Musmeci, traffico limitato. Alla scuola Torraca di Matera l'incontro dei partecipanti al festival Gezziamoci. Maratea riparte con il turismo, i dati della ripresa. Ben ritrovati in studio in primo piano la notizia che da lunedì 21 giugno anche la Basilicata diventa zona bianca. Intanto si lavora per la ripresa del turismo e l'assessore regionale Cupparo lancia l'idea del voucher destinazione Basilicata. Sentiamo. Ultimo weekend sotto restrizioni Covid soggetto a coprifuoco, da lunedì anche la Basilicata, come il resto d'Italia tranne la Val d'Aosta, sarà in zona bianca e quanto stabilito con l'ordinanza firma del Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale avrebbe comunicato la notizia telefonicamente al governatore regionale. Proprio sulla pagina Facebook di Vito Bardi l'annuncio, non solo commenti di gioia al post, c'è anche chi sollecita la vaccinazione ai più fragili non ancora raggiunti e chi chiede l'aumento del numero dei tamponi per un tracciamento ancora più puntuale. Intanto si guarda al futuro con maggiore ottimismo, auspicando che l'autunno sia clemente nei bollettini. Con la zona bianca via il coprifuoco, che comunque dal 21 giugno decade anche per la zona gialla, e più libertà negli spostamenti. Bar e ristoranti tornano ad essere aperti anche in tarda serata, anche al chiuso e senza limiti di orario. Sì, anche alle feste di matrimonio, ma con il Green Pass. Ne hanno diritto le persone vaccinate con almeno una dose, i guariti dal Covid da non oltre 6 mesi e i risultati negativi al tampone. Giungeranno tutti i codici per scaricarlo al ritmo di 5 milioni al giorno entro il 28 giugno, data non casuale dal momento che dal 1 luglio sarà varato il pass europeo al quale quello italiano dovrebbe essere allineato. Tutto necessario a far ripartire l'economia, il settore turismo in particolare. Per la Basilicata, l'assessore regionale per le attività produttive Cupparo annuncia da Maratea l'idea del voucher destinazione Basilicata, spendibile per l'acquisto di soggiorni nelle strutture lucane, per incentivare le presenze per questa e la prossima estate. Ed ora il punto sui vaccini e sui contagi con il bollettino della Task Force regionale. La Task Force regionale della Basilicata comunica che nella giornata del 18 giugno sono state effettuate 4.488 vaccinazioni. La campagna prosegue dunque a ritmo sostenuto. Alla stessa data sono 267.081 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, il 48,3% della popolazione, e 141.885 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, il 25,6% della popolazione, per un totale di somministrazioni effettuate pari a 408.966 persone su 553.254, dati questi estrapolati dal portale di Poste Italiane. Sempre nella stessa giornata sono stati processati 693 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 13 tutti i residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nella stessa giornata ancora sono state registrate 92 guarigioni, 91 residenti e un domiciliato in Basilicata. L'economia Stellantis lancia l'idea di aprire la Gigafactory in Italia. Adesso il dibattito tra l'apertura a Torino o a Melfi. Sentiamo. Il viceministro piemontese tifa per Torino, il senatore lucano punta su Melfi. Sono il viceministro allo sviluppo economico Gilberto Pichetto e il capogruppo del PD in Commissione Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta. Al centro l'idea di realizzare in Italia la Gigafactory per produrre le batterie dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. È importante che il premier Draghi abbia ottenuto dal gruppo Stellantis l'impegno a costruire in Italia. Tuttavia, dichiara il senatore lucano, non condivido la proposta del viceministro di indicare Torino come sede degli stabilimenti, una proposta che non tiene conto di una serie di elementi industriali, ambientali e sociali. Le auto elettriche si produrranno sempre di più a Melfi, spiega ancora Margiotta, snodo importante tra Puglia e Campania. Logica vorrebbe che le batterie si realizzassero in un impianto integrato. Mi auguro che i parlamentari del Mezzogiorno e gli amministratori del territorio sostengano quindi con forza una candidatura a Pulo Lucana che rafforzi la centralità dell'impianto di Melfi, quello tecnologicamente più avanzato.
rispetto alle strategie mondiali del gruppo. Un modo per rilanciare l'economia del Mezzogiorno tra gli obiettivi del PNRR. Da piemontese, aveva detto invece Pichetto, un po' di tifo lo faccio, poi è chiaro che il governo valuterà rispetto alle proposte di Stellantis. Quello che è fondamentale per il viceministro, fresco del tavolo al Mise, è mantenere in Italia tutta la forza produttiva dell'azienda che rappresenta gran parte del nostro automotive. Sulla candidatura di Torino aggiunge, confido che i parlamentari piemontesi spingano, poi il mio ruolo di governo mi pone anche la doppia giacca della terzietà. E sempre sull'argomento è intervenuta anche la CGIL Basilicata, sentiamo cosa ha detto il segretario generale Summa. Innanzitutto Stellantis non ha sciolto proprio la domanda, voglio dire, principale, se sarà l'Italia il paese in cui sarà installato la produzione delle batterie, perché il tema è che c'è ancora una discussione dentro il gruppo dove farlo, se farlo in Italia, se farlo in Spagna. Poi, una volta assunta questa decisione, c'è anche questa competizione tra Torino e Melfi, però noi stiamo, voglio dire, chiedendo, dopo l'incontro del 15, che sicuramente ha, voglio dire, aperto, dico così, delle prospettive future su Melfi dal 2024 con i quattro modelli di elettrificazione, però c'è tutto il tema della transizione dal 2021, cioè da oggi fino al 2024, come si gestirà, voglio dire, la produzione e la forza lavoro, perché il rischio è da qui al 2024 che noi potremo subire degli esuberi e non li accetteremo, e anche un peggioramento delle condizioni di lavoro, perché la riorganizzazione su una linea unica, anche se rafforzata, questo modifica le condizioni materiali dei lavoratori e non satura anche la capacità produttiva delle 400.000 vetture all'anno. Quindi staremo dentro ancora uno scenario di governo che noi riteniamo che si debba svolgere con il Mise, perché bisogna fare lì un accordo generale con il piano industriale che indichi le traiettorie vere delle potenzialità e degli investimenti che si vogliono fare a Melfi, e allo stesso tempo si decidono anche gli ammortizzatori sociali di come gestire questa fase di transizione, perché noi siamo già alla coda anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, quindi bisogna garantire la piena occupazione e bisogna anche vedere fino in fondo anche le eventuali misure che sono anche state frutto di alcune dichiarazioni sul prepensionamento di alcuni lavoratori che possono accedere ai benefici dei contratti di espansione. La chiusura dello stabilimento di Tito, che oggi ha in forza circa 30 persone in un'area di 30.000 metri quadri, è stata a lungo discussa con le organizzazioni sindacali fino ad arrivare ad un accordo risalente allo scorso maggio. A ribadirlo in un comunicato l'azienda del settore ferroviario Titagar Firema, a seguito del sit-in di protesta inscenato lo scorso 17 giugno dinanzi la stazione centrale di Potenza da parte di lavoratori e sindacalisti circa la chiusura del polo produttivo prevista entro il 2022. In evidenza l'accordo, dice l'azienda, che ha tenuto conto significativamente delle istanze sindacali circa i tempi e gli strumenti di accompagnamento da utilizzare. TFA conclude, attraverso importanti sforzi organizzativi e finanziari, sta realizzando un rilevante piano di sviluppo complessivo che va a salvaguardare ed accrescere una realtà industriale che continua ad operare nel sud Italia. Il primo dei due nuovi treni Swing consegnati venerdì da Trenitalia alla Basilicata ha fatto il suo viaggio inaugurale questa mattina, 19 giugno, con partenza da Foggia alle ore 6.20 e arrivo a Potenza alle 8.37 e percorrerà la tratta Foggia-Potenza-Melfi per tutto il giorno. Il secondo dei due nuovi Swing entrerà in esercizio invece la prossima settimana. Lo ha annunciato con soddisfazione l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Donatella Merra. Dopo la consegna da parte di Trenitalia, ha detto ancora, i treni Swing nuovi di zecca sono pronti a percorrere le tratte di competenza della regione Basilicata, quali la linea Potenza Salerno-Napoli, la Potenza Metaponto-Taranto e soprattutto la Potenza Melfi-Foggia, caratterizzata da una maggiore utenza pendolare, scolastica e lavorativa. A Potenza le verifiche sul ponte Musmeci, limitato anche il traffico.
Mostra i segni del tempo il viadotto sul Basento, meglio conosciuto come Ponte Musmeci, dal nome del suo ideatore Sergio, ingegnere italiano di fama internazionale. L'opera in cemento armato, terminata nel 1976, è divenuta oggetto di studi e approfondimenti. Su ordinanza del sindaco di Potenza, Mario Guarente, sarà limitata alla circolazione veicolare ai soli mezzi non superiori a 3,5 tonnellate. Inoltre, velocità massima di 30 km orari, con transito su un'unica corsia per senso di marcia. Atto doveroso dopo una relazione della polizia locale, precisa il vice sindaco Antonio Vigilante, in vista di un'analisi completa prevista nei prossimi mesi. Cautelativamente, anche a seguito di alcune segnalazioni che ci sono arrivate soprattutto a mezzo stampa, circa dei dubbi che conoscevamo dal punto di vista scientifico del ponte, abbiamo preferito cautelativamente, per non dimostrarci inerti, assolutamente attenti all'incolumità della nostra comunità, abbiamo preferito ridurre il carico del ponte in termini di massa e anche in termini di flussi. All'orizzonte l'atteso lavoro di restauro dopo il concorso di idee che ha visto prevalere un gruppo spagnolo-statunitense nell'ambito della volontà istituzionale di candidare il ponte Musmeci, già dichiarato dal MIBACT monumento di interesse culturale, all'ulteriore traguardo di patrimonio UNESCO. Dal punto di vista delle opere pubbliche, noi abbiamo approvato la graduatoria definitiva che ha visto vincitore il gruppo di professionisti della FECORA Ingenieros. Come previsto già nel concorso di progettazione, ci sarà l'affidamento dell'indagine di vulnerabilità che ci darà proprio un dato concreto dello stato di salute del ponte. Questo ci consentirà poi di fare valutazioni conseguenti. Da parte dei cittadini è necessario, ma da parte dell'amministrazione, della comunità, è necessario di conoscersi in quest'opera d'arte e poterla valorizzare perché possa essere un elemento trainante della nostra comunità. La cronaca: con le accuse di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate, porto d'armi o oggetti atti ad offendere, a Lavello, nella provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due braccianti agricoli stagionali di origini ghanesi di 34 e 32 anni. Dopo una segnalazione, i militari dell'arma sono intervenuti in località Gaudiano, dove hanno scoperto che un altro bracciante agricolo, un 23enne originario del Mali, era stato aggredito, minacciato e rapinato del suo cellulare. Poco dopo, i due cittadini di origini ghanesi sono stati rintracciati e trovati in possesso, appunto, del telefono cellulare e di 7 coltelli a punta usati per minacciare il giovane. E cambiamo argomento, abbiamo una grande opportunità derivante dal programma Next Generation dell'Unione Europea, che mette al centro proprio il tema della coesione sociale. Un'opportunità che non possiamo disperdere, occorre una progettazione mirata, globale ma non globalizzata. Lo ha detto appunto il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala al laboratorio Sud e Nord in corso a Maratea. Siamo chiamati, ha aggiunto, a dare risposte certe alle nuove generazioni, sempre più attente alle tematiche ambientali, di inclusione, di nuove forme di welfare, di creazione di nuova economia sempre più sostenibile e meno aggressiva, in cui il sapere, quindi nuova conoscenza, diventa elemento essenziale e distintivo di questa nuova programmazione. Restiamo sempre a Maratea, dove appunto il paese riparte con il turismo. Nel servizio tutti i dati della ripresa. Maratea riparte con il turismo sotto i migliori auspici. I risultati dell'indagine Istat diffusi riferiscono che il 33,3% degli italiani è intenzionato a scegliere la regione di residenza, il 63,6% una diversa da quella di residenza. Prevale dunque la destinazione Italia e una durata complessiva della vacanza non superiore a 14 giorni. Solo il 6,2% dei rispondenti prevede di andare all'estero. Sono dati significativi sulla tendenza di vacanza 2021. Con netta preferenza per il mare italiano, le nostre città d'arte e di montagna. Indicazioni, commenta Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico di Maratea, che sostengono l'impegno di tutti gli operatori della costa tirrenica lucana e ci incoraggiano ad intensificare il nostro lavoro.
L'emergenza sanitaria, come evidenziano i dati dell'Istat, non condiziona la scelta del tipo di vacanza. Il 34% di coloro che intendono andare in vacanza ha intenzione di scegliere una sistemazione collettiva, il 32,4% preferisce la casa o l'appartamento di proprietà e il 26,3% di affittare un alloggio. Il mezzo di trasporto personale è il più scelto per raggiungere il luogo di vacanza, con l'84%. La campagna di vaccinazione, dice il presidente del Consorzio Turistico di Maratea, sta proseguendo con buoni effetti sul turismo e con l'arrivo del Green Pass puntiamo sul ritorno degli stranieri, anche se in percentuale per ora minore. Tre gli elementi per noi fondamentali ai fini della migliore riuscita della stagione: il sostegno che è venuto dallo scorso anno dalla Regione con un impegno diretto dell'assessore Francesco Cupparo, sostegno che proseguirà nei prossimi giorni attraverso il nuovo avviso pubblico già annunciato, il fare rete tra operatori con la massima cooperazione e sinergia, l'atteggiamento dell'intera comunità di Maratea che avverte l'importanza e vuole dimostrare il valore dell'ospitalità. Si avvicina il 29 giugno, data del G20 a Matera. L'ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici Sezione di Matera, in collaborazione con l'ADU, Associazione Diritti Umani, e con l'Associazione di Volontariato Psicologi Matera Capitale, il 25 giugno organizza presso l'Università degli Studi di Basilicata, il campus di Matera, un convegno dal titolo Verso il G20, il ruolo delle donne nei processi di transizione per l'affermazione dei diritti umani. L'ANDE, Associazione Nazionale appunto Donne Elettrici, è rappresentata dalla dottoressa Caterina Rotondaro, l'ADU invece dall'avvocata Angela Bitonti e l'Associazione Psicologi Matera Capitale dal dottor Giuseppe Fagnano. La crisi pandemica ha fratturato tutti gli equilibri preesistenti, aprendo le prospettive per un nuovo umanesimo, per un rinascimento che non può che originarsi dalla crisi del mondo e dell'essere umano. Dunque tutti questi temi saranno affrontati insieme ad altri nel corso del convegno, di cui vedete appunto la locandina. Andiamo avanti con la pagina culturale. Oggi a Matera l'incontro dei partecipanti al festival Gezziamoci. Oggi inizia il percorso estivo, ma quello annuale, di Onyx Jazz Club di Matera, e inizia con una escursione nell'interno della Basilicata, valorizzando quello che era un cardine del trasporto della Basilicata, ormai interrotto da anni. Però noi percorreremo il tratto in attività dell'Apollo Lucana da Pietragalla a Cerenza Genzano per valorizzare le aree interne della nostra regione. Invitiamo un po' tutti a partecipare, perché la musica comunque permea la nostra comunità, e Onyx Jazz, che sta ormai da 34 anni nella nostra regione, nella nostra Italia meridionale, vuole comunque connettersi con quelli che sono i territori anche interni. Popolo dello paese, sentite, sentite, parte la carrovata di Gezziamoci 2021, grande festa, quest'anno è anche l'anno delle stazioni, quindi ci vediamo tutti quanti il 21 alla stazione di Miglionico. Inaugurata ieri a Matera la mostra Il sé latente nei fotogrammi della nostra esistenza. Il sé latente nei fotogrammi della nostra esistenza è il titolo della mostra inaugurata a Matera dopo più di un anno di chiusura nella Arti Visive Gallery a cura dell'associazione AMASAM in collaborazione con il Matera International Photography. L'associazione AMASAM è impegnata dal 96 nell'ambito della salute mentale. L'iniziativa artistica è ideata e condotta dall'arte terapeuta Carla Cantore e vede protagonisti 9 autori: Angelo, Cosimo, Giorgia, Lino, Luciano, Maria Lucia, Roberto, Santa e Santina, che hanno realizzato disegni, fotocollage, pittura e fotografie.
La mostra resterà aperta fino al 24 giugno e sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17.30 alle 20.30 con ingresso libero. È venuta fuori l'idea, perché non provare a fare le fotografie ai ragazzi, pertanto abbiamo realizzato questo progetto. Dopodiché ci è venuta la seconda idea, quella di esporlo, e quindi di dire a tutta la città e tutte le persone altre di qualunque parte del mondo, visto che Matera ha una certa visibilità, chi siamo, cosa facciamo e soprattutto cosa queste persone sanno fare. Le fotografie non avevano un tema particolare, nel senso che li ho lasciati liberi di poter esprimere tutta la loro emotività, perché il fine era quello di poter raggiungere una maggiore consapevolezza imparando a fare. Loro hanno utilizzato lo smartphone, sono una persona analogico, e già questo fare, questo uscire, questo poter fotografare, realizzare delle fotografie per loro ha creato una maggiore autostima e consapevolezza di se stessi. Nuovo appuntamento questa mattina con i Mondi Lucani Digital Talk. Il primo si è svolto il 12 giugno sul tema Rigenerazione Sud tra innovazione sociale, digitale e imprenditoriale, mentre oggi si è parlato dei microecosistemi sostenibili e modelli di business del futuro. I dibattiti, trasmessi in live streaming sui canali social di Mondi Lucani, vedono protagonisti premiati 2021, il network Mondi Lucani e gli attori dello sviluppo locale in un dialogo volto a generare idee e nuovi progetti per la Basilicata. L'8 agosto 2021 gli eventi continueranno con la presentazione del romanzo La guerra di Nina e la serata evento di premiazione si terrà nel castello Torremare di Metaponto il 19 agosto. Torna su TRM Network l'appuntamento con Passi di Speranza. Torna puntuale l'appuntamento con Passi di Speranza, puntata numero 56 di sabato 19 giugno. Vediamo insieme il sommario degli argomenti. Alla vigilia della ripresa dei pellegrinaggi faremo il punto sulla sicurezza dei viaggi unitalsi. Dalla Toscana vi racconteremo un'iniziativa della sottosezione di Viareggio per diffondere i sorrisi. A Loreto ha preso il via il percorso formativo dei volontari del Giubileo. In chiusura, come sempre, la simpatia di Oleandro e Cactus. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.